Vent'anni fa, prima a Capaci e poi a Via D'Amelio, si è scritta una pagina tragica e sconvolgente nella storia della Repubblica. Cosa Nostra ha colpito lo Stato, ha colpito due magistrati che stavano svolgendo un lavoro straordinario, che per la prima volta avevano creato le premesse per, oltre che per una grande mobilitazione popolare, anche per condanne e processi che finalmente vedevano la sbarra, il gota mafioso, e mettevano in discussione anche le connivenze politiche, i collateralismi politici della mafia di Cosa Nostra. A vent'anni da quell'episodio e da quei tragici episodi, naturalmente, Cosa Nostra è ancora forte, esiste, ed è fondamentale ricordare quella pagina non semplicemente con l'occhio della memoria, della conoscenza storica, ma con la consapevolezza che la battaglia delle istituzioni, della legalità, della cultura, che significa una battaglia, come diceva Paolo Borsellino, in difesa del fresco profumo di libertà, è una battaglia attuale e non è neanche una questione che riguarda una parte del nostro paese. Riguarda complessivamente il nostro paese, riguarda anche il nostro territorio, è la lotta contro la mafia e contro la mafiosità, quella mentalità che consente il radicamento di comportamenti illeciti, di prepotenze, la violazione dei diritti e della dignità delle persone. Quindi ricordiamo Paolo Borsellino, gli uomini e le donne della scorta, in 20 anni dopo, con la consapevolezza che quella battaglia non è ancora finita e che le loro idee camminano sulle nostre gambe.